Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Gino Gamerino. Signori, eccoci qui di nuovo con 7 Days to Die. Ragazzi, riprendiamo praticamente da dove ci siamo lasciati. Allora, dobbiamo finire di esplorare un attimino questa zona qui. C'è ancora qualcosa da vedere. Ora, no, voglio tornare qui per capire se avevamo ammazzato tutti, perché avevamo fatto un po'. Ma sta qua, ragazzi, io me la posso. Non posso fare nulla, no? Non è che me la posso bere. Ah no, sì, avevamo aperto qua. Però il discorso che non mi ricordo, siamo ammazzati tutti, signori, che qui. Ecco. Siamo ucciso tutti o no? Così andiamo a vedere bene se c'è qualcosa. Sì, prendiamo. Noi prendiamo tutto, signori. Poi qui c'è un cavolo, armadietti, non ci avete nulla? Ah, sta porta usciva fuori qua. E qui non c'è nulla, c'è anche uno scantinato lì. Lì non ci siamo andati per niente. Allora, vediamo bene qua se ci manca qualcosa. Qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Qua sopra non c'è nulla. Quante frecce abbiamo? 33. Vabbè, 33. Qui c'è il sangue. Sentite il rumore dei passi nel sangue. Allora, qui ci stanno le macerie. E vabbè, ragazzi, sì, proviamo intanto ad andare qua. Vediamo un attimino. Che succede se c'è qualcuno che ci fa fuori, sicuro. Non mi pare di esserci già passato, vero? Perlomeno non mi pare. Vediamo che c'è qui. Vabbè, che roba, va bene. Prendiamo tutto quello che. C'ho paura qua, raga. Ah, siamo già passati, non mi ricordo. Tanto andiamo piano. Che ovviamente ci sbucherà fuori qua. C'è un generatore. Qui non c'è nulla. Ah, che poi si sale sopra, vabbè. Tanto andiamo a vedere qua che c'è. Ma io. Ma manco di sapete, possiamo prendere il generatore. Bello, caruccio, però. Non possiamo fare nulla. Qui c'è qualcosa, ovviamente la benzina. Sì, prendiamola. Siamo belli carichi, ragazzi. Bisognerà anche andare a svuotare un po' il tutto. Vediamo qua che ci sta. Che io non. Qua che ci sta? C'ho una paura dopo i colpi dei scorsi campi, ragazzi, cioè. Allora, qua non c'è niente da prendere, qua non c'è nulla da prendere. Questo è bloccato, non lo posso aprire. Come lo apro questo? Beh, vabbè. Non è che ci interessi forse più di tanto? Non credo. E allora torniamo giù. Ok, allora, qua non si può fare nulla, no? Per sbloccare quella cosa, mi sa proprio di no. Qui che ci sta? Niente, qua non possiamo fare nulla. E allora, niente, qui praticamente. Aspettate. Cosa abbiamo qui? Ah, tubi, cose, frasi, prendiamo tutto. Qua non si può prendere nulla. Qua sì, ancora. Vabbè, benzina abbiamola. Vabbè. Vabbè, qui praticamente abbiamo fatto allora, ok. Fortunatamente giorno mi avete consigliato giustamente di esplorare di giorno invece che di notte, ed è la cosa insomma più importante probabilmente. No, qui abbiamo fatto, inutile tornare qua, questa è bloccata, ho rifatto tutto il giro allora. Sì, mi sa. Vabbè, qui perlomeno abbiamo visto tutto. Ora. Questo è intatto, lo schedario. E che facciamo? Questo non l'abbiamo ancora letto. Benda di pronto soccorso. Ah, possiamo fare la benda di pronto soccorso. Penso che a noi ci sia molto molto utile. Perché insomma, tutte le volte che ci graffieranno, no? Allora, qui abbiamo fatto. Questo non abbiamo, presumo che era quella che non siamo riusciti ad aprire. Qui c'è una sorta di camper fatto stile Minecraft proprio. Vediamo un po' dietro. Sì. È bloccata. Eh no, però. Se provassi a salire sopra, vabbè, intanto vediamo qui che c'è. Legna, vabbè. Madonna che rumoracci però, eh. Allora, qui non. Scusate, quanto mi ci vorrà? Ma scusate, no? Ah sì, eccolo qua. Quanto mi ci vorrà per distruggere questa porta? Vabbè, nemmeno troppissimo, dai. Proviamo a distruggerla, vediamo un attimo che c'è qua dentro. E la missione nostra, ragazzi, quella trova. Ecco, parte abbiamo rotta. Sto
Sta pentola, signori, senza pentola non posso bollire l'acqua e toccherebbe cercare l'acqua in giro, ma non si trova. Cioè, si trova, ma non si trova, c'è, ma non c'è. Magari faccio tutta strada andando a qualcosa, la cucina qua. Vediamo un po' che c'è di... Magari trovo la pentola qua, ragazzi. Bravo. Beh, che è quasi tutta tutta. Eh sì, voglio vedere qua dentro, ragazzi. Magari c'è anche uno zombie, però... Non credo, perché penso mi avrebbe già sentito. Ok. Tutto sto bordello avremmo attirato l'attenzione, se c'è qualcosa. Allora, vediamo un po'. Qui la lavandina non c'è un cazzo. Qui, intatto. Qui ci abbiamo la zucca. E la zucca se la mangiamo, spero, penso. Qua non c'è nulla. Vediamo un po'. Vabbè, questo è vuoto, abbiamo appena aperto. Ci sarà carne marcia? Che ci sta? No, carbone. Vabbè, vediamo se è carbone. Magari qualcosa può servire. Quelli per ora non ci interessa. Dai, un po' di bevande. Mi dica che c'è roba marcia. E porco mondo. Vabbè, meglio quello che niente, però. E basta, non c'è. Ah, aspettate. La pentola. Ah, no, invece con roba per cucinare. Non l'abbiamo letto. Ah, pane di mais infuso di Vergadoro. La roba buona? Beh. Qui non c'è nulla? No, e allora niente, qua abbiamo esplorato. Ottimo. Allora, una cosa, vi ricordate ragazzi, qui io schiaccio quello, ah no, quello giusto. Allora, che ci abbiamo qua? No, usa porta, non ci interessa. Allora, beh, sta roba lavabo. Ah no, qui non abbiamo visto niente. Ah, perché forse, beh, vabbè, non me lo ricordo. Che questa è bloccata. Quanto ci vuole per distruggerla? Porca puttana, no, ci vuole troppo. Scusa, qui dietro che ci sta? Vabbè, tu direte sti cavoli. Magari c'è roba importante, non lo so, però. Questo è vuoto, già l'avevo visto. Ok, perché qui c'è altro, vedete? E sicuramente quella porta lì. Allora, lì c'è qualcosa, ma usa porta bloccato. Ah, perché questo si potrebbe aprire. E come si apre? Sicuramente c'è un qualcosa per aprirlo. Che io vorrei andare qua. Cammino male, cioè poco ragazzi. Cioè nel senso qui dovrei, ma qui non posso distruggere questa porta, ci metterei troppo. Non è che c'è magari un comando dentro sti cosi? Chiedo, vediamo, giusto per fare una prova. Perché vorrei entrare. No, questo, cioè così, messo un coso là senza senso, vabbè. E come c'entro io? Come potrei entrare di qua? Da quest'altra parte, scusa, ma. Che cazzo c'ho per terra che fa questo rumoraccio? Qui non si entra. Qui non si entra. No, si potrebbe entrare qui. Quanto ci vuole? 7.000. Figuriamoci. Quando apro là? Niente, ragazzi. Non si può aprire. Li abbiamo fatto. Li abbiamo fatto. E sto bello pieno, ragazzi. Non riesco manco a correre. Vabbè, diciamo che qui abbiamo fatto. Quello pure l'abbiamo fatto. Ma no, questo abbiamo fatto sicuro. Pure là. Il camion lì. Poi pure queste macchine devo controllare. Non credo che ci sia niente, sono tutte distrutte. Forse quella. Vediamo un po' questa se tante volte offre qualcosa. No, intatto, sì, quindi qualcosa. Mamma mia, sto tempo. Allora, cassetta degli attrezzi. Seme, cacciatori con arco, sì. Oh, arco rudimentale. Oh, perfetto, così ci facciamo l'arco rudimentale di qualità 2. Ora, vediamo un attimino sto... qui. Ah, è bloccato? Però mi dà fastidio che è bloccato, scusate. Però se rompo qua, 1.000. No, vabbè, non sto manco a perdere tempo. Allora, quella. E vabbè, andiamo a vedere quest'altra macchina, se già non l'ho vista. E dopodiché abbandoniamo il sito, ragazzi, perché insomma penso che quello devo fare l'ho fatto. Mo vediamo un po'. Però mi voglio fare subito l'arco rudimentale di secondo livello. Qui prendiamo tutto e ci riempiamo sempre di più. Infatti ora camminiamo proprio in maniera proprio. Allora, l'arco rudimentale. Ce lo facciamo di livello 2. Penso che possiamo crearlo. Sì, non so dove lo metto perché non c'è più spazio. Dove me l'ha messo? Ah, forse voleva qualcosa. Allora, la carne no, che possiamo levare? Leviamo, no, 10 piume, no, scusate, se faccio
Le frecce mi leva qualcosa? Penso di sì. Eccolo qui. No, dov'è l'altro arco? Perfetto. E questo lo possiamo eventualmente anche distruggere. Tanto ottimo. Ci liberiamo uno slot. Questo però lo vorrei mettere qui. Aspettate. Ok, tu ti metti qua in modo che abbiamo il nostro archetto di livello 2. 44 frecce, non i gatti, ma le frecce. Ok, allora signori, direi di vorrei ritornare a questo punto verso la nostra base più che altro per andare a come si dice a posare sta roba. Ragazzi, sto pieno. Cioè, ci passiamo sempre per i campi. Intanto ci ritrovassimo un po' di piume. Mi sa che la direzione è questa. Sì, anche un po' più a sinistra. Sì, almeno vediamo se troviamo un po' di piume, trovassimo un tronco da dove ricavarci magari il miele, insomma, non sarebbe una brutta cosa. Andiamocene di qua, magari camminando, perché qui il nostro personaggio, poraccio, eccole qua le piume, qualcosa abbiamo trovato, vediamo un po'. Vabbè, sei piume, dai. Cerchiamo di farci più frecce possibile, visto che abbiamo l'arco, insomma, un po' più performante. Scusa, qui tocca. Ma scusate, ma ho sbagliato. Ah, lì l'abbiamo già si sì, visitato. Quindi a sto punto andiamocene di qua. Raccogliamo anche un po' di pietre che non fanno mai male. Qui abbiamo anche altre piumette. Vediamo se riusciamo a farci altre frecce. Sì, 11 le andiamo a creare. Così ci leviamo un po' di roba. Questa è una casetta che sicuramente non è la casetta. Madonna mia, con sta mappa. Allora, sì, io dovrei andare a sinistra, però vabbè, andiamo lungo, pure lungo strada. E sì, teoricamente l'abbiamo visitata, sì, quindi penso che non ci siano problemi. Quella pure, una baita. Penso che l'abbiamo già tutte visitate. Ricordatemi se mi mancava qualcosa, non mi ricordo, ma non, mi sembra di no, però. Sì, ti faccio riposare. Lì c'è la nostra banda. Siamo quasi arrivati. Così posiamo tutto, amico mio. E no, no, qui mi pare che abbiamo visto tutto. Sì. Facciamolo riposare poco poco. E si riparte di slancio, ragazzi. Poi basta che vediamo qui se la cassettina. Sì, no, qui mi ricordo erano due. Sì, vabbè, non mi dice manco niente. Però vabbè. Oh, ma questa arriva. Che ore sono? Si sta, fa buio, raga. Perché? Ah, tra l'altro, signori, siamo il giorno 6, eh? Ecco, sta pure a piove. Siamo il giorno 6. Stanotte praticamente dovrebbe cominciare la luna rossa, praticamente. Allora, come avete consigliato di non stare all'interno della mia base, perché me la potrebbero distruggere, ok? E quindi di starmene all'esterno, ok? Magari in un punto rialzato, eccetera, eccetera. Vedremo di farlo. Ora, vediamo quanta roba possiamo posare qui. Allora, sì, posiamo. Vediamo un po'. Vabbè, dobbiamo posare tutto, perché non è che c'è alternative. Questa scheda da modifica dell'espansione della canna. Vabbè, io non c'ho manca la canna. Figuriamoci l'espansione. Questa ce la teniamo, sta roba la teniamo. Freccia di pietra. Freccia. No, queste mi servono. Stoffa, però la teniamo, la zucca di seme, parti elettriche, soldini, carta, vabbè, ma le abbiamo compresse di forza. Acqua meno 20, riduzione dei danni più 40, durata. Allora, senti, queste ce le teniamo eventualmente, anche se non c'ho l'acqua. Danni a distanza più 50, acqua durata 6 minuti. Sono tutte cose, magari consigliatemi se è buono tenermene di. Ma io questa me la posso mangiare così. Sì, cibo 2, salute. Mamma mia. Cioè, sì, ma me da un cavolo però, vabbè. Questa lasciamo, lasciamo tutto, lasciamo tutto. Il grasso animale lo lasciamo. Ah, sì, ecco, qualcosa è liberato. Fibre vegetali per ora ce le teniamo. Lo steroide serve di. Ah, possiamo trasportare via, gira di corsa più 10, acqua meno 30 però. Mamma mia. Vabbè, per ora lasciamo qua, va. Ah, spore di fungo. Ah, questo è seme. Ok, equipaggia, lascia. Vabbè, per ora questo pure lo lasciamo. Questo pure. La zucca, ma dopo vediamo. Oh, guarda che rumore. Zucca.
Cibo 3, solo massimo no. Ah, ok. E i sassi, se i sassi li lascio in qualche modo. Ok. E qui abbiamo lasciato. Qui mi sa che era già pieno, vero? Ah, no, 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 non era pieno. Non era pieno, allora ci lasciamo l'argilla. Poi vedo di l'ottone. Vedo magari di, come si dice, organizzare bene anche le ceste. Che insomma. Allora, la carne io però la lascio qui, da mangiare lo lascio qua, da bere non c'è, devo trovare sta pentola e basta per ora. I polimeri no, i polimeri per ora possiamo lasciarli. Vabbè, lasciamo anche sta roba che poi ci andremo a prendere quando eventualmente. Niente, qua non possiamo mettere più niente. Magari, come si dice, quando incomincia una rossa, magari ditemi, anzi consigliatemi se è bene che uso quelli. No, perché sennò. Ah, pure sta roba devo lasciare, non la posso lasciare. Ok, qui mi ha lasciato giusto il caffè. Giusto il caffè, ma magari il caffè lo possiamo lasciare qui. Se ci abbiamo. No. Scusate, ho già sbagliato. Vediamo un po'. No, sì. Questo pure lo posso lasciare. Questo teniamo, cioè, dai, questo è livello 4, l'arco è livello 2. Perfetto, perfetto, perfetto. Diciamo che è perfetto. Io mi sbaglio sempre. Allora, il discorso è questo, ora piove. Porco. Ma io qua non posso. Pianta di Gran Turco, ma se la rompo? Ah, mi ha dato il 3 di Gran Turco, sì. E allora prendiamoci il Gran Turco, tanto è pronta sta roba. Se io ci metto il seme ora qui. Puliamo il nostro orticello, ragazzi. Ma scusate, io c'avevo i semi, no? Li posso usare in qualche modo? O mi ci vuole anche l'acqua? A parte che sta piovendo, però. Allora, scusate, questi sono. No, questa è proprio la zucca. La zucca, la zucca. Allora, Gran Turco seme. Prendiamolo un attimo. Ok. Se io ora. Ah, sta pure. Ha pure smesso di piovere, no? Ah, forse me lo devo mettere qua. Scusate, io non ho mai fatto questa cosa. E qua non la posso mettere, però. Scusate. Qua non la posso mettere, dove la posso mettere? Forse mi devo creare io il terreno allora, quello non. Cioè sì, c'era però. No, non credo me lo posso. Che qui c'era però. Niente, no, non me lo posso creare. Non me lo posso creare. Allora niente, i semi per ora stanno bene dove stanno. Ora non ho capito che cavolo, no, forse qua. Aspettate, eh. Ok, e niente, sì, dovrò crearmi proprio il pezzo di terra sicuramente. Qui sicuramente avrà preso altra acqua, sì. Ok. Sì. Allora, signori, ci siamo liberati, sta finendo di piove, sono ancora le 11, insomma, di quella roba là. Allora, facciamo una cosa, mappa. Allora, le cose sono due qua, raga. Continuiamo giù di qua? Magari su per questa stradina? Sì, quindi a destra, dai. Continuiamo ad andare da quella parte lì. Continuiamo ad esplorare, ragazzi. Che qua, insomma, abbiamo bisogno di sta pentola. Dobbiamo trovarla, ragazzi. No, io non mi posso. Cioè, se non trovo acqua in giro da bere, per forza in questo modo devo fare. Sì, questo già l'abbiamo fatto. Proviamo a seguire sta stradina. Arrivare fino a dove, insomma, non abbiamo eventualmente esplorato. Poi so che ci sono anche delle missioni dal vendor da fare, vero? Magari ditemelo anche voi. Questo rumore non è che mi piace tanto. Non è che mi piace molto. Non è che mi piace molto. Vabbè. Andiamoci di qua. Allora, questa penso che l'abbia già esplorata. Sì. Sì. Di là siamo arrivati da quell'altra zona. Proviamo ad andare di qua, signori cari, che qui. Nel frattempo trovarsi qualcosa in giro. No, magari anche a pietra per farmi un po' di frecce. Anzi, mettiamoci l'arco a portata di mano. Va. E magari trovarsi anche, come si dice, sti tronchi per il miele, ragazzi, almeno ci dovessero di nuovo colpire, infettare, o perlomeno ci pulimo, cioè guariamo, se no qua. Allora, qui c'è il pondigello. Il pondigello. Il pondigello l'abbiamo visto noi. Ah no, a sinistra mica abbiamo visto il pondigello. Allora, perché non andiamo a questa zona qua? Tutto il contorno del lago ci facciamo. Proviamo, dai.
Vediamo che salta fuori, ragazzi. Questo è intatto, quindi vediamo che c'è.